È stata una gara più difficile di quella di domenica scorsa, avete creato molto poco, un'azione da gol che avete sfruttato fortunatamente, poi avete sofferto parecchio la velocità, il gioco a palla a terra degli avversari. Bravo. È vero, tutte le partite non sono uguali, tutti gli avversari non sono uguali. E io voglio fare i complimenti a Ragusa perché davvero è venuto qui ad Agrigento e ha sfornato una bella partita. Noi però siamo stati, devo dire, bravissimi, cinici alla prima occasione a mettere la palla dentro e siamo stati bravi anche a controllare e gestire la partita. Abbiamo rischiato ed è giusto anche saper soffrire. Oggi secondo me l'Agrigas però ha dimostrato di essere una squadra non soltanto bella, ma anche una squadra che sta a soffrire, e per me è importante, un altro segnale importante. Mister, ti propongo la stessa domanda che ho fatto al tuo collega del Ragusa. Cosa prendi di questa partita e cosa invece non ti è piaciuto? No, l'ho appena detto, sicuramente rispetto alla scorsa partita, anche se cambia l'avversario, abbiamo fatto un passo indietro sotto il profilo della fase del possesso. Abbiamo sbagliato qualcosina anche in fase di non possesso, però è pure vero che siamo passati in vantaggio così presto, dove speravamo probabilmente in qualche transizione, in qualche ripartenza per cercare di chiudere la partita, e invece non lo abbiamo fatto, abbiamo dovuto soffrire fino all'ultimo. Però prendo, ripeto, quello che prendo c'è di buono, perché è una squadra, l'Agrigas, che nonostante abbia tanta gente di qualità e si pensa soltanto a questo e si pensa soltanto che si debba vedere sempre il bel gioco, ci sono alcune volte dove il bel gioco invece viene meno, ma si vince 1-0 soffrendo ed è bello lo stesso. 7 giorni fa ti avevo posto una domanda e ti ho detto sulla fase offensiva siamo d'accordo, giocate bene, per la difesa c'è da valutare, perché ritenevo che la Legia Virtus non avesse prodotto tutto quel gioco e quindi non si potesse valutare la difesa. Oggi 97 minuti dove il Ragusa, rispetto del suo blasone, ha attaccato nel secondo tempo, ha fatto diverse giocate, è andato diverse volte al tiro in porta, Sorrentino ha sfoderato un paio di parate eccezionali e la difesa ha retto. Sei contento? No, io sono assolutamente contento, perché io sapevo che oggi non avremmo potuto ripetere la stessa identica prestazione della domenica scorsa. Se qualcuno si aspettava la stessa identica prestazione vuol dire che probabilmente non fa tante valutazioni che invece io ho fatto. La prima di tutte è la squadra che mi trovavo di fronte, era una squadra completamente diversa, una squadra questa che ha altri principi, altre idee, altri concetti, è una squadra che non ti dà campo, è una squadra che non ti dà spazio per fare tante giocate, è una squadra che però ci dava la possibilità di poter attaccare meglio la profondità e non lo abbiamo fatto benissimo, questo è vero. E poi devo dire, ci sono anche gli avversari, quindi merito anche all'avversario, perché no? Dico, sarebbe da parte mia presuntuoso dire che c'è stato qualcosa fatto male soltanto dall'Agrigas oggi, o non fatto benissimo. Poi di male io non ci vedo assolutamente nulla, poi non fatto benissimo dice tutt'altra cosa, vuol dire, ha un altro significato. Però ci sono gli avversari anche, l'avversario oggi è un avversario di tutto rispetto. Con l'occhio critico dell'allenatore, della squadra, lei non ha notato qualche cosa che andrebbe corretto, quantomeno una strategia maggiore? Perché noi abbiamo notato che a centrocampo loro avevano 5 elementi e noi ne avevamo 2, e i nostri non giocavano. No, io devo dire che secondo me questa è una squadra che deve crescere ancora tantissimo, ma come credo che debbano crescere tutte le squadre di questo girone. Siamo a 1 mese e mezzo dall'inizio della preparazione. Vedere una squadra che oggi non ha difetti credo che sia assolutamente una grandissima bugia. Ripeto, ci sono domeniche diverse l'una dall'altra, l'altra volta abbiamo visto delle bellissime giocate, ma io do una spiegazione a questo: l'avversario ci dava la possibilità di farle perché ci dava tanto spazio ogni volta che entravamo in possesso palla. Oggi no, oggi c'era un grande pressing da parte degli avversari e quindi bisognava essere più veloci. E ho visto la mia squadra rispetto a domenica scorsa un po' più stanca, ma anche questo sta nelle cose, perché ripeto, non siamo a novembre, non siamo a dicembre, dove siamo già rodati sia da un punto di vista tattico che atletico, per cui non ci vedo nulla di preoccupante. Mi prendo oggi il risultato, ogni tanto bisogna essere anche un pochettino diciamo così cinici, e lo sono anche io, come l'è stata la mia squadra, lo sono anche io
oggi mi godo il risultato, il passaggio del turno, la seconda vittoria. A noi non dico che deve creare entusiasmo, ma deve creare una mentalità, quella che stiamo tentando di costruire dall'inizio, che è quella di una mentalità di una squadra che deve avere personalità e deve tentare di scendere in campo per cercare di vincere le partite. Poi probabilmente non le vinceremo tutte, anzi sicuramente non le vinceremo tutte, però io continuo a vedere un Agragas che mi piace sotto il profilo soprattutto della personalità. Poi se si difende o attacca di più poco cambia, ma è una squadra di grande personalità.